mio canale con appunto Portal Knight. Portal Knight dove... Scusate ma stavo masticando una carbolina. Dove l'ultima volta eravamo rimasti che dovevamo cercare il basalto per fare l'evoluzione di... Non mi ricordo se la fornace. Sì, la fornace. Vabbè, comunque per ora non l'abbiamo ancora trovato. Però ho trovato questo uovo e ho trovato 14 agave, un pezzo di questo, vabbè, me ne fotte. Ci siamo fatti delle attrezzature. Quanto pare questa attrezzatura qui, guardate che fascia da coatto che c'ha questo. Termine prettamente romano il coatto, colui che è un po' spavaldo, un po' figo, il figo del momento. Uè, fega. Ok, detto ciò, andiamo a fare questa piccola missioncina che mi è uscita fuori adesso, che mancano all'incirca 5 ore al termine, se non sbaglio. Sì, si chiama Fratelli Orchi. Praticamente in questa cittadina ci sono un branco di fratelli orchi, hanno assediato l'isola, mandali via. Ora, il problema non sussiste, nel senso che è facile mandarli via. Però ce n'è un altro di problema ancora che mi assale e mi stringe forte il cuore. E sono quei cosi rossi che camminano. Ora, quei cosi rossi che camminano sono alquanto forti. Io non vorrei fare il pessimista della situazione. Ok, possiamo dar shisovodo, shindodo, sindova. Oh, sei immune così, fratello orso. Dai, bravo zio, bravo. Così sei immune, lo so, ti vedo. Bravo fratello, muori, muori e muori. Sei immune, tua nonna. Tua nonna, quella zozza, infame. Oh, morto. Bene, ui, schegge. Oh, come minerale d'oro. 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 Dall'oro. Allora, adesso fermi, perché mo questi spariscono. Perfetto. Questi sono spariti e adesso noi ci prendiamo questo. Ok. No, non mi puoi colpire. Se me ne è cada. Saluto cada. Ecco qua, adesso è immune. Vieni fratello orso, vieni. Lascia quella vacca maiala. Mi sa che sei arrabbiato. Mi sa che è arrabbiato. Muori. Mamma mia, in tempo, raga, in tempo proprio. L'ho fatto proprio non in tempo, di più. Allora, devo uccidere 10 e 10. Bene, ce ne metteremo un bel po', quanto pare. Però devo dire... fratello orso, muori un po' lì? Muori male. Devo dire che facendo in questo modo qua, forse... Ok. Riusciamo più o meno a colpirlo sia da lontano che... Ok, adesso è diventato immune perché si deve avvicinare. Ok, perfetto, è morto. Perfetto, beh, così è leggermente più facile comunque. Con l'arco e le frecce diventa leggermente più facile, a quanto pare. Ok, colpiamolo a go-go finché non si avvicina un po'. Poi lo ricolpiamo a go-go finché non si avvicina un po'. Sta diventando sempre più cattivo, a quanto pare, eh. Ok, 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 ok. Sto capendo che forse... Bene, sto capendo che forse così è leggermente facile. Però mi dà una forte mano a sconfiggere questi orchi in preda al panico. Oh, quanto pare ho preso una bomba esplosiva e la mettiamo a posto dell'oro. Questo è l'oro. E poi che altro mi ha dato? Spirito del fuoco ingrandiente. Ah, ingrediente.
Scusate, raga, ma sto leggermente cotto. Quindi non vorrei. Sbidi bim. Sbada bim. Che cazzo ho fatto? Una sorpresa under culo. Come al solito mio. Perché io me devo fare i cazzi miei, porco mondo. I cazzi miei. Porco mondo schifoso. Mo' adesso questo viene a controbattere me. Ok, uno è morto. Bene, l'altro. Ah, non mi ha seguito. Perfetto. Perfetto che l'altro non ha seguito proprio. Ok. Colpiamolo a go-go con le frecce. Oh! Ok, abbiamo capito. Vieni. Bene, bravissimo. No, no, zio, no. Bravissimo. Muori così. Bene, siamo a 3 su... porca vacca. 3 su 10. Ma nulla, nulla. 3 su 10, che va che siano 10 bombattenti. È fermo là, l'ho visto, zio. T'ho visto. Bene. Bene. Venirai colpito a go-go finché non muori. Dai, fratello, dai. Sa quanto sei brutto. Perfetto. Altre schegge di pietra gialla che ci stanno aiutando. Però se non troviamo i portali di pietra gialla ci attacchiamo a sta granfava. Stanno lì a buffo, praticamente. Ok, adesso lui deve salire. Io devo scendere il prima possibile. Eccolo là. Ok, ora fa il grosso, fa tutto il figo. Dai, fai il figo, fai il figo, dai. Dai, fai il figo, fai il figo. Adesso vieni contro di me. Vieni, vieni, fai il figo ancora. Perfetto, sei stato bravissimo a fare il figo. Bravissimo proprio. Oh, abbiamo tre bombe esplosive a quanto pare. Oh. Hai rotto i cocomeri. Hai rotto proprio i cocomeri. Allora, qui abbiamo. Allora, l'arco è quasi finito, a quanto vedo. Bene. Bravissimo. Bravo, vieni. Vieni. Bravo, complimenti. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Ora rispettano proprio i patti questi tipi, eh. Ok, tu muori subito. Che tanto mi stai anche sulle balls. Ok, perfetto. Andiamo alla ricerca di altri personaggi. Che qui la vedo alquanto figa. Ok, è finito l'arco. Penso che faccia meno danno, infatti fa 13 di danno. È finito l'arco, è finito l'arco. È fi... porco mondo, stavo rischiando di essere colpito a go-go da un coglione. Vieni, vieni. No, 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 non devo assolutamente infilarmi in quel buco. Ci deve andare lui al massimo in quel buco. Perfetto, adesso per salire ci metterò un pochino. Eccolo là, è salito. Bene. Wow! Ma ha tolto un botto lì, mortacci di Pippo. Vieni. Bravo. Quello che cercavo da farti. Che li mortacci. Vieni. Vieni. Bravo. Muori male adesso. Ok, perfetto. Dove mori? Era quello il tuo giunto. Eri giunto al termine, zio. Ok, adesso colpiamo il tizio finché non si mette. Oh, bene, a riparo. Colpiamo ancora il tizio finché non si mette a riparo. Perfetto. Colpiamo il tizio.
Bene, perfetto. Ok, sei venuto nel punto che volevo. Bravissimo, bravissimo proprio. Sei proprio stato, no, bravo, di più. Vieni, vieni. Bravo, ancora, continua così, continua così, perfetto. Ok, sei venuto al mio scopo. Ora, ho perso qualcosa sicuro. E vorrei vedere, ma quanti mi... 11. Ok, questo è oro. E con l'oro poi più prossimamente ci faremo sicuramente qualcosa. Voglio cercare di catturare te. Dai. Vieni, vieni. Ok, ti sei messo in protezione, perfetto. Adesso ti risparo finché non ti rimetti in quella posizione lì. Bene. Ok, stavo sprecando frecce a go go. Dai, fai il macio, fai il macio. Mi piace quando fai il macio, bell'orcotto. Bell'orchetto, orchetto. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Sto finendo l'arco. Leva 8, 11 massimo. Non gli fa niente, non gli sta facendo un frappo proprio. Eccolo là, morto. Boom! Livello 7, ragazzi. Livello 7, 7, 7, bam! 40, 31, 31. Mamma mia, ragazzi, come sto crescendo. Come sto crescendo bene, raga. Sto proprio crescendo, 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 crescendo. Bene, quello che io volevo. Quello che io volevo si sta per avverare. Arrivare a livelli tipo 10. Vedere quanto divento forte. 1 e 2. E dai, con queste cose che poi sprechi 200 milioni di frecce, buffo. Mi stai togliendo 14, te lo dico. E io stai a dare, toglie tanto, eh? 14, il massimo è 21. Nemmeno perché non mi va a sprecare il coso. Se no l'avrei già spappolato con questo. Oh porco mondo schifoso. Oh porco mondo. Dai. Porca vacca, raga, mi ha colpito con un coso solo, mi ha fatto un male bestia. Mamma mia. Sto rischiando come pochi. Sto rischiando come pochi. Questo è più forte. Questo è molto, ma molto più forte di quell'altro, raga. Madonna. Che sudata. Allora, pozione curativa normale, pozione curativa piccola. Poi ho uno spirito del fuoco. Bene, con quello vediamo un po' che ci possiamo fare. 13 pietre gialle, molto importanti le pietre gialle fra poco. Allora, siamo a 6 e 7. Un orco ruggente, no? Ok, questo sì. Questo è meglio. Ok, colpiamo la go-go, come abbiamo fatto prima, magari ci aiuta. Ok, perfetto. Ok, muovi magari di qui. Ce ne ho, spero. Ah, tu non fai il figo però. Esatto, tu non fai il figo, ma fai lo stronzettino del momento. Vieni, vieni. Bravissimo, muore così. 103 gli tolgo comunque, raga. Gli tolgo una vita, eh? Un frappo gli levo proprio. Questo me lo porto via però, eh.
Questo può essere utile. Allora, che punto? Porco mondo, questi costi cazzo de cosi, quanto li odio. Vieni, fratello, vieni. No, non lo colpisco. Non lo colpisco. Sì, adesso sì. Perfetto. Bene, rimaniamo un attimino appostati. Facciamo un buon farm di qualcosa. Che non so di che, perché siamo a 7 su 10 su entrambi. Questo penso sia il ruggente. Sì, esatto. Andiamo a 8 su 10. Ce la farò per fine puntata buttarli giù tutti. Tutti e 10. Che dite? Ce la farò o non ce la farò? Qua c'era dell'oro. Molto importante. Molto importante. 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 Fernandello. Fernandello, papino. Fernandello. Fernandello. Allora, questo me lo levi, questo me lo levi. Perfetto. Perfetto proprio. Ok, tu mi butti giù che mi dai acqua, grazie. Anche se mi dai una di queste, non fa nulla. Allora, se io voglio colpire te, no? Voglio provare. Oh, porca vacca. Ma non fa un tubo questo. L'ho tipo spazzolato via con un attimo. Ma io pensavo fossero un po' più forti. Over. Sono dei cazzoni. Sono dei cazzoni. Sono solo illuminati di figo e basta. Vieni, vieni. Ma vado a farne due insieme. No, 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 no. Porca vacca ladra. Ok, vediamo se riusciamo a lasciarlo fermo lì. Vediamo se ci riusciamo a lasciarlo fermo, fermo là. Sì, penso che ce la facciamo a farlo fuori. La cosa bella di sto gioco è sta visuale. Che io posso praticamente guardare il mio personaggio che tira freccia a go-go, mentre lui sta qui e soffre come un cane. È stupenda sta cosa, dai, sta visuale è veramente, veramente figa. L'ho apprezzata, sì, l'ho apprezzata, devo dire, di questo gioco con la visuale, eh. Devo dire la verità, l'ho veramente apprezzata. E vaffanculo, va. Ok. Anche se alcuni momenti si incastra leggermente poco poco. Si incastra proprio, non leggermente. Senza leggermente, si incastra proprio. Ok, adesso sta su difesa. Ok, non riesco a fare un bedemato frappo. Oh madonna, come ho lisciato le sue botte. Ok, la prima parte l'abbiamo fatta. Sconfiggi 10 orchi ruggenti. Ora dobbiamo andare a cercare gli altri orchi. Quelli con... che sono marroni, se non sbaglio. Sì, esatto, sono quei marroni. Per rompergli l'ano anche a loro. E muori. Se è facile da ammazzare, muori. Muori. Grazie. Morto gentile. Poi, mi date l'orco quello con le mutande verdi? Bravo, quello voglio. Ok, qua sono in due, sono in due, sono in due, non riesco a gestirmela in due. È difficile da gestire in due. Soprattutto perché quel pezzo schifoso, merdoso. Madonna, come l'ho lisciato. Porco mondo, m'ha preso un pieno. M'ha preso veramente un fottutissimo pieno. Ecco. Oh porca. Ma mi ha preso quell'altro in pieno. Eccolo.
Ho preso pure quell'altro in pieno. Ho preso quell'altro in pieno. Dai, 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 pozione, porca vacca. Ok, sembrerebbe che... vaffanculo. Sembrerebbe che si fosse incazzato meno col cazzo. Muori. Brutta merda, muori. Muori, muori. Muori. Perché gli levo solo 41, Santa Lucia? Gli faccio male poco. Gli faccio così poco male. Perché a questi gli faccio così poco male? A quegli altri invece li distruggo. Ogni volta. Non questo. Già l'ho sconfitti. Me ne mancano due. Due di quelli lì. Eccolo qua. Ah, che rottura dei coglioni. Ok. Abbiamo distrutto questo qui. No. Quando si copre, no. Oh mio Dio, l'ho lisciato. Ma mi sa che mi ha preso. Mi sa che un po' mi ha preso. Ma sto colpendo col martello. Porco Dio, sembra che sto colpendo con un'ascia. Cazzo, non gli sto facendo niente, niente. Niente proprio. A livello di dolore proprio zero. Non sente niente, sto figlio di una ballerina. Ok. Muori così, muori così, muori. Muori così, sì, bravo, muori. Allora, stiamo piano piano recuperando il... No, ve ne manca uno. Me ne manca uno solo. Quello lì. Quello lì, quello lì, quello lì, quello lì, quello. Ah, cazzo, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Che culo l'ho preso. Che culo l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, regà. Ce l'ho, eh. Mamma mia. Liscio più totale proprio. Vieni qua, fratello orso. Anzi, fratello orco. Ok, vieni. Bravo, colpisci il vuoto. Benissimo, bravissimo. Ciccio bello, che non sei altro. Dai, facci vedere quanto sei bravo e forte. Bravo, forte, bravo. Bravo, ma adesso muori però. Muori. Brutto schifoso, muori. Devi morire facile. Bravo. Ok. Abbiamo fatto tutta la quest, ragazzi. Abbiamo fatto tutta la quest e abbiamo preso un po' d'oro, un po' di cose, pietre gialle che potrebbero essere utili più avanti. Alcune cosine da valutare. Adesso possiamo andarcene tranquillamente verso casa e andare a vedere a che diavolo possono essere utili quelle gialle. Perché ancora non ci sono mai andato. Cioè non le ho mai utilizzate quelle gialle nel mio account personale, diciamo, tra virgolette così. Quindi non so a cosa possa essere riferito. Più che altro. Allora, io adesso l'unica cosa che vorrei scoprire, ma spero che la scoprirò solo vivendo, cioè, scherzo, è quella di come riparare alcuni cosi. Tipo, io ho l'arco da riparare, vorrei ripararlo senza farmene un altro, insomma, perché lo vedo alquanto una perdita di tempo, perché devo cercare scaglie. Allora, pietra gialla, vai. 6 sole, benissimo. Pietra blu, 2, bene, perfetto. Abbiamo qui, che abbiamo qui, che abbiamo, che abbiamo. Allora, 6 gialle e 2 blu. Però io qui dovrei avere le altre gialle, sì, esatto. Dovrei avere le altre gialle e anche le altre blu. Questa no, questo no, questo no, questo no, questo no. No, 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 no. E sì, vai tu lì, qua, questo no. E facciamo che questa sì, l'ho già vista, questa pure, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo sì.
Questo no, ovviamente. Allora, vediamo un po' se posso fare qualcosa di particolare con quella cosa là. No, solamente pozione, bomba piccola, no. Ok, questo che è? No, sono solo formule. E non posso ancora farle. Poi. Ma se io vorrebbero fare il basalto, no? Io se vorrettetti fare il basalto, vorrettetti. Come diavolo posso arrivare a fare il basalto? Come... qualcuno sa come si fa il basalto, ragazzi? Come si potrebbe fare il basalto? Elmo da vichingo più 60. Quelle che ho adesso quant'è? Più 45. 95, 25. 30. 115. Io voglio questo. Voglio questo. 85. Volume 35 mana. Quale c'avevo io fino adesso? Queste del domatore. Infatti è uscita quella del vichingo, che è ancora più figa e molto più resistente. Mi servono tre panni da cotone. Quindi non lino, cotone, eccolo qui. Servono quattro pezzi di cotone che dovrei avere da qualche pizzo io. Dovrei, eccolo qua. Ok, allora, panni di cotone. Per ora ne prendiamo due perché non mi ricordo più. Questo è del cecchino. Quello del vichingo. Tre, me ne servono tre. Bene, io sto qui a fare il perfetto, ne abbiamo tre. Poi, fatto i tre, questo posso riposarlo qui. Questo pure, tanto fra un po' lo pianterò. Ne abbiamo tre, perfetto. Poi, mi servono due pezzi di rame che dovrei avere già fatto. Già fatti, queste li mettiamo qua. Non ce l'ho i pezzi di rame già fatti? Ce li dovrei avere però due pezzi di rame. Eccoli. E il rame già fatto. Bene. Poi abbiamo bisogno. Ah, cazzo, la scaglia della tartaruga. Allora, buoni. Lasciamo tutto un attimo in stand-by. Stand-by, stand-bo, stand-ba, starambambimbambu. Perché vorrei. Questa la piantiamo qua fuori, già mi ha stressato l'anima sta cazzo di pianta. E vorrei andarmi a prendere qualche tartaruga. Oh cazzo, siamo a 27 minuti. Nel prossimo episodio, ricordatemelo nei commenti, andiamo a prendere qualche tartaruga. Perché ho bisogno delle loro geste funeste. Allora, qui non mi pare che... No. No, c'è la carapace di sabbia però, sì. Carapace di muschio, c'è. Carbone e blocco di pietra, arbusto. O qui che c'è la carapace di muschio o lì dove c'è la carapace di sabbia. Una delle due che rilascia scheletro ardente, fante, principiante, ragazzo piccolo, larva velenosa, melma arancione. E no, qua no. Qua no. Qui è carbone e blocco di pietra, arbusto, melma arancione, larva velenosa. No, nemmeno qua. Perché questa me la dà scoperta? Ancora ci devo andare. E carapace di muschio. Ok. Quindi possiamo anche andare qui a prendere carapace di sabbia. Andiamo a vedere. Intanto andiamo a vedere. Poi ci salutiamo qui e ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre non vi dico, dovete iscrivervi, lasciate un commento. Di iscrivervi alla pagina di Google Plus e quella di Facebook se non l'avete già fatto. E magari di lasciare qualche commento se non l'avete già fatto. Allora, andiamo alla ricerca di qualche carapace di... Muori. Bene, abbiamo ucciso 300 persone in un secondo. Mi piace sta cosa. È morta subito. Proprio... Eccola qui. La carapace... cazzarola te brutta. Tu muori subito.
Ancora prima di de nascere devi morire. Tu dammi la cosa, forza. Dammi la cosa del carapace. Mannaggia la vacca, oh. Perché tu non mi dai il carapace? Perché? Ho bisogno del tuo guscio. Ho bisogno del tuo guscio. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono di Dirio, potete iscrivervi, lasciate un commento, di iscrivervi alla pagina di Google Plus e quella di Facebook. Come sempre tutti i link stanno in descrizione. Se avete bisogno di qualcosa basta scriverlo, scrivetemelo nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Mi raccomando, condividete se volete che diventi più grande di quello che sono, cioè di avere più iscritti. Anche se sono arrivato già a 1800 iscritti quasi, credo. E quindi noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono di Ciao a tutti.